tecnica è centrata. Io domani spero di vedere una gara molto importante perché il nostro compito è quello lì. È quello proprio. Al di là della conferenza stampa del presidente, qualcuno dei colleghi ha sussurrato che non voleva essere nei suoi panni, mister. Lei come si trova oggi? No, io mi trovo bene nei miei panni perché è una cosa che comunque mi dà gioia il fatto di essere qua, una società importante, ho conosciuto gente, bravissima gente, ho visto tanto amore e come tanto amore c'è anche rabbia, e quindi sono emozioni che vengono quando c'è un grande attaccamento e chi allena l'Arezzo deve avere l'orgoglio di essere qua, indipendentemente dalla situazione. Parlavo anche col direttore, io al di là, è ovvio che è una situazione che non si poteva prospettare, e questo non poteva prospettare nemmeno il direttore un mese fa, altrimenti probabilmente avrebbe fatto scelte diverse o comunque qualcosa di diverso. Ma gli ho detto anche che lo rifarei mille volte anche se sapessi che andava così. La squadra, mister, come ha reagito alle parole del presidente? Ma la squadra a me mi è sembrata comunque tranquilla e centrata. Io domani spero di vedere una gara molto importante perché il nostro compito è quello lì, è quello proprio di fare ancora meglio. Quindi noi adesso andremo a tavoletta per finché il tempo ce lo permetterà, da quel lato appunto di vedere poi quello che succederà da qua a due mesi. Però noi a due mesi dobbiamo andare a 2500 all'ora. E questi ragazzi sono molto centrati su questa cosa qua, non li ho visti per nulla spostati. Quindi sappiamo che domani sarà una gara difficile, che abbiamo valutato benissimo la squadra, l'abbiamo letta, l'abbiamo vista, e quindi è una squadra tosta, ma confido molto sui miei, perché sono proprio quelle gare che mi hanno dimostrato di potersi poi giocare alla pari. L'abbiamo fatto anche con l'Obbia, comunque al di là un tempo a testa, però credo che nelle ultime gare sono state sempre fatte delle prestazioni. Parlo sempre per la mia gestione, sono state due sconfitte comunque di misura, e probabilmente i punti non ci stavano neanche, quindi le altre ce le siamo strameditate. Ho molta fiducia in questa squadra, continuo ad averne tanta, soprattutto in questo momento. Dobbiamo capire che per noi è un'impresa. Chiaro che dovremo valutare poi tutto, anche il discorso delle prospettive nostre del campionato, però noi dobbiamo concentrarci a fare i punti sul campo, perché potremmo essere proprio noi a far da traino a chi ama veramente l'Arezzo per riavvicinarsi, per stare vicino. Quindi abbiamo un doppio compito, siamo ancora più responsabilizzati. Ma come vi ho detto tante volte, gli uomini liberi sono quelli che si prendono la responsabilità. E quindi situazioni continuo. Che sappiamo bene bene o male male. Cioè, sì, sono situazioni che hanno, che via di mezzo non le puoi trovare, non le puoi trovare. Però possono dare anche un taglio particolare anche alla tua carriera, parlo da calciatore, no? Quelli che, anche l'allenatore, no? Quando tu esci da una situazione così difficile e esci a testa alta, dando il 200% e anche magari producendo qualcosa di importante, credo che ne guadagniamo tutti. Quello che guadagno di più di tutti deve essere la città di Arezzo, e noi dobbiamo difendere questo. Mi ha bruciato un po' la domanda, mi volevo chiederle per la scusa se, no, se adesso la squadra ha comunque una responsabilità in più, no? Anche nei confronti dell'ambiente, perché se la squadra molla si possono creare problemi in più, se la squadra reagisce bene invece può dare anche uno sbocco diverso a questa situazione. Quello che con cui abbiamo parlato, ha parlato il direttore, quello che ho detto anch'io ai ragazzi, quello che ci siamo detti fra di noi, e da un lato è vero che magari potremmo avere anche una leggerezza diversa su quello che riguarda la classifica, no? Cioè di quello in cui dovremmo poter arrivare. Noi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili per salvare la nostra stagione, la stagione della Rezzo. Però, come dici giustamente tu, prendiamoci carico anche di questa responsabilità nella maniera giusta, nella maniera di trasformarla in carica agonistica. Certo, non sarà semplice, non è che se no le cose fossero così facili. Noi dobbiamo cercare di rendere la stagione un'impresa, dobbiamo lavorarla con quell'idea lì. Quindi sarà il mio compito, sarà il compito di tutti quelli che stanno vicini, del direttore, ai magazzinieri, a tutti quelli che stanno attorno, ai miei collaboratori, ma siamo tutti orientati su quell'idea lì.
Certo che sarà il campo poi a dirlo, noi non dovremmo mai mollare di una virgola, neanche se dovessero essere le più grandi difficoltà, star lì a lottare millimetro su millimetro. Un mio amico dice un millimetro in più ogni giorno è magia, e noi dobbiamo tirare fuori un millimetro in più in questo momento. Sull'analisi della partita con l'Olbia, sì, no? Abbiamo visto la stessa squadra, sì, giocare, offrire una prestazione diversa nei due tempi. Sì. Ecco. Dopo 7 giorni a mente serena, quali sono i correttivi per evitare, diciamo, simili cali? Sì, sì, ma l'ho fatto, poi su queste situazioni qua, prima cosa che faccio, valuto sempre il mio operato. Dico, mi aspettavo sicuramente un calo prima o dopo, perché quando tu giochi tante gare ad alta intensità e non sei comunque abituato a tenere l'alta intensità, hai un momento di down e dopo da lì riprendi la crescita. E la bravura nostra è saper gestire quel momento di down. È stato un momento legato a tante componenti ed è stato purtroppo un po' più lungo di quello che mi aspettavo, nel senso che mi aspettavo una mezz'ora finale, ecco, per dire. È vero che nei primi 10 minuti del secondo tempo ancora siamo rimasti ancora in partita, dopo noi qualche problema in più l'abbiamo avuto. Potevo essere più bravo anch'io, aiutare la squadra magari in maniera diversa, quindi credo che ci siano delle situazioni in cui dobbiamo essere bravi a leggere. Qualche volta ci riesci, come vi ho detto anche a voi tante volte, no? Quindi quando ci riesci con i cambi sei bravo, quando non ci riesci sei meno bravo, ma fa parte del gioco. È questo il compito dell'allenatore, è questo il rischio che si deve prendere. E soprattutto queste sono le motivazioni su cui poi noi dobbiamo analizzare, e noi su questo l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un'analisi globale, chiaramente noi abbiamo fatto anche dei carichi di lavoro importanti, ed era anche ovvio che in qualche momento potevamo risentirne. Ci sono state condizioni climatiche e caratteristiche dell'avversario, sia tecniche che fisiche, particolari, ecco perché era una partita che temevamo molto. Ma noi abbiamo fatto un primo tempo probabilmente super, dove abbiamo anche speso veramente tanto. Se avessimo concretizzato, come sempre succede, la gestione del secondo tempo anche in quella difficoltà, lì sarebbe stata diversa e anche la percezione che avremmo avuto della partita sarebbe stata diversa, perché a quel punto ci stava di difendere il risultato. Io a un certo momento della partita ho fatto dei cambi per provare a vincerla, e noi per il momento non probabilmente avevamo la condizione, la gamba giusta per poterla andare a vincere, e ho cercato dopo un correttivo diverso per portarla fuori e non ci siamo riusciti. Si poteva fare anche diversamente, l'avevamo provata in maniera diversa in settimana, cioè c'era un'alternativa diversa, ma credo che lì sono situazioni che tu decidi al momento e quindi devi essere bravo in quello. Potevo essere un po' più bravo. Mister, ha detto noi dobbiamo fare da traino, è una, sì, cosa molto, secondo me molto importante, che non solo per quanto riguarda il risultato del campo, perché insomma dobbiamo fare da traino per trascinare tutta una, sì, situazione positiva intorno all'Arezzo. Credo che sia una motivazione in più importante per questo campionato, è una cosa bella anche perché forse coinvolge in maniera particolare tutto l'ambiente. Spero che si stringano tutti attorno all'Arezzo, perché questo è un obiettivo, esatto, più comune, e può dare un taglio diverso a una stagione che in questo momento sembra catastrofica, ma in realtà poi invece potrebbe diventare fantastica da vivere, anche se solo con una salvezza raggiunta prima del tempo. Non è che poi diventa il fatto di andare per forza in B o in playoff, quello che poi determina, ma reagire a questa situazione qua è già una grande vittoria. È una vittoria più importante che vincere il campionato, forse, visto la situazione in cui siamo. Quindi è quello che dobbiamo, è quello che cerchiamo di passare, è quello il messaggio che noi cerchiamo di passare ai ragazzi. Li vedo concentrati su questo e speriamo di tenerli il più a lungo possibile con questa mentalità qui. No, ecco, invece volevo chiedere del Monza, con una squadra che, sì, non conosciamo poco, viene sì, dal basso, ecco, volevo chiedere le caratteristiche. Il Monza è una squadra, secondo me, molto forte, perché ha la fortuna di lavorare, hanno vinto il campionato con grande anticipo l'anno scorso, poi sono diventati anche campioni d'Italia, hanno aggiunto a questa squadra dei giocatori importanti, tra cui il portiere Liberani e l'esterno del Rico, hanno dei giocatori molto bravi nell'uno contro uno, giocano la palla sempre, sono organizzati e sviluppano l'azione in un modo, si difendono in un altro,
che è tipico di delle squadre evolute, e hanno una vecchia conoscenza di Arezzo, che è Sasha Cori davanti, che sta facendo molto bene. Hanno delle soluzioni su palla nativa, hanno preso pochissime reti, tranne un paio di situazioni, tranne l'ultima, ne ha preso due, ne ha preso solo col Prato, probabilmente non avendo avuto un calo di tensione. E guardavamo ad esempio le situazioni, non hanno mai preso punizioni sotto i 16 metri, quindi intesa come l'area di l'area piccola, quindi che si difendono benissimo, nella combatta ripartono molto velocemente. È una gara sicuramente molto difficile, ma è proprio quella che ci serviva probabilmente in questo momento. Perché se sulla carta avessimo dovuto andare, avremmo dovuto andare a incontrare una formazione che magari sulla carta aveva un po' di difficoltà, forse si creava psicologicamente un peso diverso. Quindi qui siamo un po' come alla vigilia di Alessandria, sostanzialmente. Il Monza in questo momento ha più certezza dell'Alessandria, per dire come squadra. E quindi ci vuole un super arredo. Campo grande, spazioso, e dicono addirittura che potrebbe venire a piovere, anche quindi domani sarà una condizione climatica in particolare. Ci sono tutti gli ingredienti per fare una gara importante, un po' all'inglese, diciamo. Vediamo come va a giocarsi, la misteriosa 3-5-2 sarà diciamo, il modulo base anche domani. Sì, perché il nostro cioè abbiamo fatto dei movimenti che siano dinamici per cercare di creare delle difficoltà. Allora, come ti ho detto, difendono in un modo, sviluppano in un altro. Quindi è chiaro che dobbiamo difendere quando loro sviluppano in una maniera e attaccare quando loro difendono in un'altra, per creare difficoltà. Quindi abbiamo visto quello che fanno loro e abbiamo cercato di fare due o tre situazioni in cui provare a creare delle problematiche. E ripeto sempre questo, se andiamo sempre per non prenderle, difficilmente tu poi fai un risultato positivo, fai prestazioni. Se tu vai per fare il risultato, per cercare il risultato pieno, poi ti può venire e puoi anche fare un risultato positivo. Hai più probabilità, la puoi anche perdere, ma la perdi in maniera diversa, gli dai un taglio diverso, e passi un messaggio diverso. E quelli, ti vengono a vedere anche la gente che viene a casa e dice: sì, magari è andata male, però ho visto la squadra che ci provava. Noi dobbiamo dare quell'idea lì, sempre, dobbiamo provarci sempre per quello che abbiamo in corpo, anche quello che abbiamo fatto. Domenica noi abbiamo dato tutto, quindi io dal punto di vista morale appunto la squadra non li posso fare, perché noi abbiamo fatto 200 all'ora al primo tempo e poi abbiamo dato tutto quello che era l'ultima risorsa che avevamo. Dobbiamo imparare a gestire questi momenti in maniera diversa. Questo è quello che dobbiamo fare da squadra, quindi ci stiamo lavorando, compattarci quando siamo in difficoltà, quindi magari scendere una linea di pressione più bassa. Questo sicuramente all'occhio di chi vede dice: beh, si sono abbassati, sì, ma ci siamo abbassati perché in questo momento stiamo recuperando, ci stiamo combattendo, non vogliamo concedere situazioni, e quindi da lì poi ti si ripropone, ci riproporremo. Quindi dai, tutte queste cose qui necessitano di tanto lavoro, perché sono situazioni che tu vedi settimana per settimana, capitano, e su quella settimana lì poi ci devi lavorare, no? Per cercare di lavorare. E per me stiamo facendo anche tante cose interessanti, dobbiamo sicuramente migliorare quando ci difendiamo nella zona, negli ultimi metri, quindi sì, dobbiamo essere più attenti, perché solitamente gli ultimi minuti sono frutto anche del fatto di arrivare con energie, quindi con lucidità, con attenzione tale da poter gestire anche gli ultimi minuti. Ecco che per non puoi andare sempre a tavoletta, non lo fa neanche il Manchester City, non l'ha fatto con Napoli, ha partito a tavoletta. Poi si è difeso nel centrocampo centrale, l'ha fatto anche il Chelsea. Cioè, fare 100 minuti a 200 all'ora probabilmente nessun tipo di preparazione te lo porta. Devi essere bravo a scegliere i momenti in cui attaccare alto, rimanere alto, i momenti in cui devi rifiatare e abbassarti, nel momento in cui devi direzionare il gioco. E quindi sono tutte cose che tu cresci insieme alla squadra, perché sei tu che dai quelle direttive. You do the wrong.